Buongiorno, come certamente già sapete, alle elezioni regionali della Sardegna ha vinto la coalizione di centro-sinistra e la coalizione di destra è stata sconfitta. La notizia si deve accompagnare a una seconda notizia interessante. Il Partito Democratico ha preso più voti di Fratelli d'Italia, quindi per la prima volta il Partito Democratico è in Sardegna il partito di maggioranza relativa e Fratelli d'Italia, che è il partito della Presidente Giorgia Meloni, è al secondo posto. Quindi la destra è stata sconfitta sia come coalizione sia come Fratelli d'Italia. Quindi in realtà io direi che a mio parere è una sconfitta proprio di Giorgia Meloni, che ha visto perdere il suo partito oltre alla sua coalizione. Mentre effettivamente è una vittoria per Alice Online, che ha portato il suo partito, il Partito Democratico, a essere il partito di maggioranza relativa nella Sardegna. E naturalmente è una vittoria anche per tutti i suoi alleati, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, che sono andati tutti quanti bene, per un buon risultato. Detto questo, invece, vorrei parlare delle elezioni in Abruzzo, perché il 10 marzo, cioè tra pochi giorni, si voteranno le elezioni regionali in Abruzzo. E allora lì diventa interessante, perché se il centro-sinistra vince anche in Abruzzo, allora effettivamente si va a pensare che c'è un trend, come dicono gli inglesi, cioè un andamento a favore del centro-sinistra, che potrebbe portare ad altre vittorie del centro-sinistra in altre regioni italiane, in altri comuni e poi anche a livello del Parlamento. Però certo bisogna aspettare almeno il 10 marzo per avere un'idea se c'è un trend a favore del centro-sinistra oppure se la vittoria in Sardegna è un caso unico che non si ripeterà più. Io spero francamente che anche in Abruzzo vincerà il centro-sinistra. Di questo parleremo l'11 marzo, forse meglio il 12 marzo, che avremo i risultati dei finali. Vorrei anche aggiungere che la cosa che mi sembra anche interessante è che i partiti cosiddetti del terzo polo, cioè Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, o non si sono presentati proprio come Italia Viva di Matteo Renzi, o hanno preso l'1,5% che ha preso Azione di Calenda, no? Che ha cambiato nome, si fa chiamare Azione, insomma, in realtà il numero di Azione lo controlla Carlo Calenda. Quindi, i partiti cosiddetti moderati a terzo polo sono quasi scomparsi, l'1,5% sono quasi scomparsi, invece Alleanza Verdi e Sinistra sta al 4% e il Movimento 5 Stelle sta oltre il 7%. Quindi diciamo che in effetti il centro-sinistra ha vinto grazie ai voti della sinistra. Questa è l'altra notizia interessante. Notizia 1: ha vinto il centro-sinistra. 2: ha vinto grazie ai voti della sinistra. Terza notizia: centrodestra ha perso, e ha perso proprio perché ha perso i voti di destra, i voti di Fratelli d'Italia, neanche i voti della Lega. Quindi ha poi vinto la sinistra contro la destra, non ha vinto il centro-sinistra, ha vinto la sinistra contro la destra. Questa mi sembra la notizia interessante che volevo condividere con voi. Poi certo, per capire meglio come andranno le cose in Abruzzo e poi in Basilicata, che anche in Umbria, che votano anche quest'anno, e in Piemonte vota anche quest'anno, bisogna aspettare un po' di giorni. Il 10 marzo per l'Abruzzo e fino a giugno per il Piemonte, la Basilicata e forse l'Umbria. L'Umbria forse invece va a ottobre o a novembre, non conosciamo ancora le elezioni, il giorno esatto delle elezioni in Umbria. Comunque, devo dirvi francamente che sono contento che ha vinto il centro-sinistra. E soprattutto che ha vinto la sinistra contro la destra. Buongiorno.